niente evoca relax e benessere come il rito della mamma. Il vapore del bagno, il vigoroso massaggio con il guanto di crine, l'aroma del sapone d'Aleppo e delle essenze, nella incredibile cornice degli antichi bagni di Istanbul, sono gli ingredienti per una pausa di relax che segue i rituali antichi. Il bagno pubblico era un'istituzione della cultura ottomana, legata all'importanza che la purezza del corpo ha nell'approcciarsi alla preghiera, anche se nell'immaginario occidentale il rito ha assunto aspetti ben più terreni. L'usanza è via via venuta meno con il diffondersi delle stanze da bagno all'interno delle abitazioni private. Tuttavia, in città sopravvivono diversi hammam, alcuni dei quali, come quelli del centro storico, costituiscono veri e propri tesori d'arte. Perfetti per prendersi una pausa dal caos dell'affollata metropoli e ritirarsi in un angolo di mondo ancora legato a ritmi antichi. Negli hammam l'accesso è separato per uomini e donne, anche se esistono alcune eccezioni. Oggi è possibile scegliere tra diversi trattamenti, dai più tradizionali a quelli alle pari con le spa più lussuose. Basta guardare allo sfarzo principesco della mamma di Aya Sofia, che appare uscito da un racconto delle Mille e una Notte.